Certamente sì, se no non lo faremo, ma credo che questo, diciamo, approfondimento particolare che noi gli diamo sul tema delle acque, del suolo, della pianificazione del territorio con queste componenti sia fondamentale in questo momento, in questa situazione, per il futuro, una sfida per il futuro. Mi piacerebbe sentire il professor Rusconi. Io credo che a uno studente laureato, neolaureato abbiamo detto tante cose e anche un po' troppe e un po' troppo poco approfondite. E qui approfondiamo un tema fondamentalissimo. Sì, purtroppo vediamo che non passa giorno che non accadono dei fatti legati ai rischi più o meno naturali e nei prossimi anni dobbiamo saper fronteggiare queste situazioni con professionalità, esperienza, rigore scientifico e tutto ciò lo deve dare innanzitutto l'università, sia attraverso i corsi di base, sia attraverso i corsi, i master, i corsi di perfezionamento. E quindi credo sia fondamentale che i ragazzi acquisiscano queste conoscenze di base, anche attraverso i master o i corsi di perfezionamento. Guardi, quelli che vengono, che si iscrivono a questo corso di perfezionamento vengono da lauree diverse, molti ovviamente da pianificazione, ma altri anche da. A me sembra che questo tipo di formazione che viene dopo la laurea, in qualche modo sia un segno della necessità di superare le competenze disciplinari, che sono quelle che in ogni laurea vengono rigidamente riproposte, e di mettere insieme, di integrare. E quindi l'unica cosa che chiederei davvero a uno dei nostri iscritti è di aprire la mente a questa integrazione pluridisciplinare. Sì, perché il tema dell'acqua e del governo dell'acqua e della tutela del territorio in funzione di dove va l'acqua e come la utilizziamo è proprio un tema fortemente interdisciplinare che coinvolge anche quelle discipline, come dire, tecniche e quindi anche quelle conoscenze come dire, di fisiche, idrauliche, geologiche, Mi piace che lo dice con un'espressione di necessario disgusto. Guarda che non No, ci disgusta le no, no, tecniche. non di disgusto, di Di necessità, necessità, ecco. bene. Unitamente a altre discipline giuridiche, urbanistiche sicuramente, quindi stiamo parlando di una interdisciplinarietà assai, come dire, articolata e vasta. Guardi, a questa domanda basterebbe leggere il giornale per capire da quale esigenza. È proprio l'esigenza di prevenire, di pensarci prima, di organizzare il territorio in una maniera meno disastrosa. E questo è molto avvertito sia dai nostri studenti, sia dalle amministrazioni, sia dalle sollecitazioni che ci vengono da tutte le parti, anche dalle istituzioni. Soprattutto di organizzarci prima, cioè non dopo i fatti, gli accadimenti e i malanni, ma prima quando a voce ferma, in tempo di pace, quando abbiamo il tempo per ragionare, quando abbiamo il tempo per conoscere, per decidere, per programmare, per pianificare. E questa è una cosa che dobbiamo assolutamente imparare noi, perché siamo portati purtroppo a farlo il giorno dopo le disgrazie e i malanni. Dalla mia esperienza in altri paesi, certo succede anche lì, ma quello che chiamiamo qui previsione, programmazione, integrazione tra vari livelli di governo, non sulla base della divisione delle competenze, ma degli obiettivi da raggiungere, beh, in altri paesi europei sono molto più avanti di noi. Noi siamo particolarmente dispersi, frazionati, con istituzioni che ognuna cura proprio il suo, e se lo cura, il suo piccolo orticello, in lotta tutti gli uni contro gli altri, e il risultato è un disastro. Bisogna superare questa situazione. Sì, la strategia,
e non il pensare di superare la nottata, la strategia a lunga scadenza, no? Anche nell'uso del territorio, nella tutela delle acque, del suolo. Questa in questi decenni a noi manca. Forse questa visione ce l'avevano i nostri nonni 2-3 generazioni fa. Sicuramente anche durante questo corso noi guardiamo quello che succede in altri paesi della comunità europea, che abbiamo l'impressione siano molto più ordinati di noi, molto più illuminati, più per esempio più capaci di fare, sì, più capaci la, di... i francesi per esempio sono molto bravi sì. Le esperienze francesi su questo. Quindi non ne farei una questione di razza italiana. Non esiste il concetto. Guarda, questo corso si occupa di a partire dai piani, dai bacini di distretto e poi via via tutta la filiera dei piani che governano le acque e l'integrazione, le acque e la difesa del suolo, ovviamente che sono due cose, le due facce della stessa medaglia, l'integrazione di questo con gli altri strumenti di governo del territorio e quindi la pianificazione del territorio a diversi livelli, ma anche le pianificazioni settoriali. Proprio se dovessi dire una parola chiave, è proprio la coerenza e l'integrazione nel processo decisionale fatto attraverso i piani su questo tema. Sì, così, semplificando e schematizzando, mi viene da dire questo. Fino a qualche decennio fa, governare le acque era roba da ingegneri, soprattutto. Opere idrauliche, opere fluviali, tubi, muri. E questo modo di fare ha dimostrato i suoi limiti. E finalmente, ce lo dice anche la comunità europea, andiamo verso proprio un approccio che tenga conto anche degli altri aspetti, per esempio l'urbanistica, per esempio l'uso del territorio. E all'interno di tutti questi, se ti posso rubare la parola, all'interno di tutti questi il concetto di partecipazione vera. Come si fa? Nessun buon piano riuscirà a fare se non c'è il coinvolgimento della collettività locale, se la collettività locale non è convinta che quello che quel piano dice sia una buona cosa. E quando si fa il piano, quando lo si attua, quando lo si studia, e quindi questo coinvolgimento è un continuo, non è solo presentare le osservazioni, fare delle proposte nel momento di, ma è un'attività continua.